Ben ritrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio Bortolo Sala, che è il sindaco di Borca di Cadore, che saluto e ringrazio. Salve, salutiamo tutti i telespettatori. Grazie sindaco della sua presenza qui oggi per parlare di tanti temi che riguardano il suo territorio, la comunità di Borca di Cadore. Partiamo da quella che sicuramente è la grande sfida comunque per il territorio bellunese, la vostra vicinanza con Cortina, insomma, è nota, siete poco distanti appunto dal cuore di uno dei due territori che ospiterà le Olimpiadi del 2026 e quindi la provincia di Belluno è pronta a giocarsi questa partita e Borca di Cadore, insomma, ha progetti ambiziosi, anche proposte Sì, ambiziose. abbiamo unitamente alla provincia che ci ha dato molto sostegno in questa vicenda, abbiamo una proposta da avanzare. L'abbiamo già anticipata al commissario Luigi Valerio Sant'Andrea, però siamo ancora in una fase interlocutoria. La nostra proposta, dovrei fare un po' di storia prima di chiarirla, perché noi a Borca abbiamo il villaggio Eni, no? Chiamiamolo così, che attualmente è passato di proprietà, è proprietà di una società che si chiama Minoter, no? Però lì c'è una struttura importante, molto ben conservata in realtà, perché è tutta in calcestruzzo armato, non ci sono fessure, non c'è nulla di imprevedibile su quella struttura, che è l'ex colonia che era dedicata ad accogliere i bambini e i dipendenti dell'ENI all'epoca, no? In questa struttura ci stavano dentro 600 bambini, che non sono pochi, e 200 persone di personale che erano alloggiate lì. Ora questa struttura attualmente è ferma, è in disuso, però a nostro modo di vedere dovrebbe essere rifunzionalizzata e potrebbe essere utilizzata di nuovo. L'occasione che si presenta è questa delle Olimpiadi, naturalmente, no? Una Perché ghiotta ghiotta occasione. occasione, perché bisogna metterci dei soldi per rifunzionalizzarla in senso come accoglienza del cosiddetto villaggio olimpico. Non so se a Cortina o altrove abbiano delle difficoltà, comunque è un fatto che a me non interessa granché segnalare difficoltà di altri, io dico mi interessa segnalare la proposta che facciamo noi unitamente alla provincia, no? Si tratta del villaggio Eni, quindi una struttura di pregio, costruita da Mattei naturalmente e progettata dall'architetto Edoardo Gerner, quindi un architetto di fama internazionale. Può essere rifunzionalizzata per accogliere gli atleti delle Olimpiadi, naturalmente questa è la proposta. Quello che interessa naturalmente non è il fatto delle Olimpiadi in sé, che durano un mese, compreso le Paralimpiadi, mettiamo, no? Ma quello che può dare come eredità, come legacy sul territorio, no? Cioè quello che rimane dopo. Ecco, quali sarebbero secondo voi i punti, importanti? Siccome se si utilizzano soldi pubblici la destinazione deve essere pubblica, è evidente che dopo, oddio, sulla gestione di questa cosa si può discutere, facciamo un progetto di finanza, facciamo una fondazione, ci possono essere tante soluzioni, però i soldi che si utilizzerebbero sono soldi pubblici, quindi la destinazione futura dovrebbe essere pubblica di quella struttura, no? E quindi potrebbe esserci le università, ad esempio il TESAF di Padova è interessato a quella struttura, no? Centri di ricerca, studio, start-up, si può organizzare la convegnistica, no? Le foresterie per gli operatori che vanno a lavorare lì, quindi è una struttura imponente perché sono 20.000 metri quadri coperti, fra l'altro tutti collegati attraverso rampe. La ragione per cui ci sono le rampe è che i bambini non dovevano affrontare i gradini, questo era, quindi è tutto collegarsi attraverso rampe, no? Poi bisogna evidenziare anche il valore storico di questo edificio, che è poco conosciuto ma c'è e quindi è un edificio importante, no? Poi naturalmente bisogna anche trovare una formula, perché è di proprietà privata, questa struttura è stata venduta dall'ENI a un soggetto privato e quindi bisogna trovare anche la formula per la gestione
futura di questa cosa, no? Quindi potrebbe essere come si dice, un progetto di finanza, no? Di quale il privato propone una parte e poi dopo c'è l'utilizzo pubblico, molto interessante, che lascerebbe sul territorio una vera eredità, perché si creerebbero delle occasioni di lavoro, delle opportunità, eccetera, quindi una cosa molto importante. Il paese, naturalmente, Borca è un paese piccolo, no? Quindi questa eredità che lascerebbe questa struttura coinvolgerebbe tutta la valle, a partire da Calalzo a finire a Cortina, se non addirittura un coinvolgimento anche di più ampio livello, perché se c'è l'università è chiaro che il coinvolgimento diventa di carattere nazionale, quindi se non internazionale. Potrebbe essere una delle tante leve, secondo voi, anche per arginare lo spopolamento della montagna, che sappiamo essere un po' il problema, sì, comunque noi, di tutto il territorio, esatto, bellunese. Sì, noi a Borca in realtà non siamo in fase di spopolamento, ma per una ragione banale, perché il nostro aumento di popolazione deriva dal fatto che si spopola Cortina. Quindi non è un vero, non è un, cioè il come si dice, la somma è negativa, insomma, ecco, se coinvolgiamo anche gli altri paesi la somma non è assolutamente positiva. E quindi questo potrebbe servire anche da quel punto di vista. Questa è la proposta che noi avanziamo. Poi vediamo se verrà accolta o meno, questo io non posso dirlo, insomma, ecco, sarà compito di commissario Luigi Valerio Sant'Andrea valutare se la proposta è coerente con gli obiettivi delle Olimpiadi, perché lui di quello si occupa e non del dopo, no? Quello che il dopo interessa a noi, non al commissario, no? Ecco, e di quello si occupa, di valutare se la proposta è coerente con gli obiettivi. Comunque voi avete già fatto qualche passaggio sia dal punto di vista istituzionale, ci citava prima appunto la provincia che vi sostiene, passaggio con il commissario, ma poi anche con la popolazione, ci sono stati incontri sul territorio? No, quello non dobbiamo ancora farlo, perché vorrei avere qualche certezza in più. E è un passaggio naturalmente doveroso, direi quasi obbligatorio, insomma, che non possiamo, almeno io come sindaco non posso buttare lì una cosa senza che la gente ne sappia nulla, insomma, no? Per cui quel passaggio andrà fatto. E naturalmente anche un passaggio istituzionale in consiglio comunale per dare delle linee di indirizzo, perché ormai la questione dal punto di vista urbanistico c'è, è facilmente risolvibile, no? Bisogna naturalmente, siccome i beni sono vincolati, no, dalla sovrintendenza, è un vincolo paesaggistico e anche un vincolo architettonico, e qualche porzione anche un vincolo un po' più pesante, tipo l'Aula Magna, insomma, no? E quindi bisognerà interloquire anche con la sovrintendenza prima di capire cosa si può fare e cosa non si, certo, può fare, perché il bene ha di carattere storico, quindi ha un vincolo, insomma. E poi la questione anche da affrontare sul piano di assetto idrogeologico, no? E lì bisognerà discutere queste cose, che sono i due punti da discutere preventivamente, insomma. Ma dobbiamo farlo entro il mese, non è che possiamo aspettare. Sì, non c'è tempo da perdere. Siamo già in ritardo, come ben sappiamo, siamo in ritardo su tutto, ma vabbè, le cose qui vanno in questa maniera, non possiamo farci niente. Però secondo lei, sindaco, questa potrebbe essere una proposta che dà veramente là anche al territorio di Borca di Cadore? Sì, non solo di Borca, secondo me, un coinvolgimento più ampio che Borca. Borca, cosa vuoi, sono 800 abitanti, si ritrova con una struttura che ne accoglie altri 800, no, supponiamo, dico io, non è che sappiamo bene ancora cosa farne. E poi c'è la questione della sostenibilità, evidentemente l'edificio c'è, quello il principale, no? Quindi non andiamo a intaccare aree vergini o cose di questo genere, no? E poi c'è l'impatto ambientale, che è molto, molto limitato, e l'impatto sociale, che è quello che interessa a noi sostanzialmente, no? vale a dire, si creano delle opportunità e di lavoro, no? Immagino, è tutto ancora da definirsi, non è che io non so andare oltre questa proposta. So però che questa è un'occasione che si presenta ora e poi non si ripresenterà più, e il problema è questo: avendo questa struttura
effettivamente molto grande, no? A Borca, e se non riusciamo a mettere insieme alcune cose di questa natura, difficilmente se ne esce, insomma, si riesce a rifunzionalizzare il bene, insomma, ecco. Naturalmente, speriamo la proposta l'abbiamo lanciata, vediamo se Certo, quale sarà può quindi fare. il primissimo passaggio già da domani, Sindaco? Da domani intanto abbiamo già contatti attraverso la provincia, naturalmente non io direttamente, attraverso la provincia con il commissario e sentire. Perché una proposta in linea di massima è stata avanzata, no? Con qualche documento, no? Dobbiamo fare qualcosa in più, ecco, per coinvolgere vedere se si può fare questa operazione, Sì, insomma, ecco. portare a casa questo che potrebbe essere un piccolo sogno, ecco, Sì, diciamo così. attualmente sì, è solo indesiderata, ma noi spingiamo perché vada in fondo, insomma, ecco. Senta, Sindaco, voltiamo pagina, adesso parliamo della stagione invernale. Ormai si sta Sì. pian piano concludendo, il vostro è un territorio a forte vocazione turistica, che cosa ci può dire? Com'è andata? No, la stagione sembra che sia andata bene, come presenze, come frequentazione, no? Il problema che abbiamo, e lo sappiamo tutti, è che non è nevicato poco, no? Questo crea problemi anche in altri ambiti. Soffriamo della siccità anche noi, insomma, sono mesi che non piove, non neve, fa delle nevicate che sono ridicole, no? Giusto una spolveratina di farina ogni tanto E poi la e risorsa poi idrica, piove. La questo risorsa insomma. idrica, abbiamo un problema lì, no? E quest'estate andremo un po' in difficoltà. No, ancora noi nel nostro comune, che abbiamo un acquedotto sempre costruito da SNAM in funzione del villaggio, utilizziamo ancora quello. E quell'acquedotto ha sempre avuto il minimo di emungimento, no? Sempre intorno al mese di marzo. E adesso però l'acqua c'è ancora, non è che abbiamo difficoltà e si spera che migliori un po' la situazione. I problemi maggiori, da quello che ho visto in BNGSP, i problemi maggiori ce l'ha l'area bellunese qui e l'Alpago. E poi naturalmente qua e là ogni tanto c'è qualcosa, perché le opere di presa sono tantissime, no? Quindi ogni tanto c'è qualcuno che rimane senza, insomma c'è un problema, Però insomma la abbiamo, insomma. criticità è estesa, ecco, È quella estesa, sì, della è crisi estesa a tutta la provincia, climatico-ambientale. esatto, sì. Senta Sindaco, sul fronte delle opere pubbliche, per esempio lavori in corso anche al depuratore, giusto? Sì, il depuratore è stato fermo l'anno scorso, per via che l'azienda a un certo momento ha detto pagatemi le opere che ho fatto perché io con questi prezzi non ce la faccio, non posso andare avanti. No? Dopo una lunga trattativa che ha tenuto l'autorità di bacino, GSP e l'impresa incaricata ai lavori, sono arrivati a un accordo e i lavori l'autunno scorso, intorno al mese di ottobre, credo, sono ripresi. Adesso sono fermi per la stagione invernale, che non è possibile lavorare. E riprenderanno a breve e pensiamo di andare al collaudo nel mese di ottobre-novembre di quest'anno, che l'impianto di depurazione è un obbligo, noi siamo in procedura di infrazione da quel punto di vista, della procedura di infrazione europea, perché manca questa cosa, sai, sopra un certo numero di abitanti equivalenti non bastano le fosse IMOF, ma bisogna fare veri e propri impianti di E depurazione. quindi questa è una Com'è partita che questo? va chiusa, Va chiuso, ecco, in modo celere. assolutamente sì. E poi un altro tema, si parlava prima di sostenibilità, di gestione del territorio, fondamentale è anche la questione dei rifiuti, su questo fronte. Sì, sul fronte dei rifiuti, stiamo in tutta la provincia naturalmente, stiamo tentando di mettere insieme una società in-house, no? In-house providing e siamo ormai in dirittura d'arrivo, a dire il vero, no? La questione non è, è partita per normative nazionali e regionali, no? Vale a dire la regione che è l'unico ambito, l'ambito dei rifiuti è regionale, no? La regione Veneto ha fatto dei sottoambiti che nel nostro caso, il nostro ambito coincide con la provincia di Belluno, no? E in questi ambiti bisogna fare o una gara unica,
per l'affidamento a un soggetto privato, oppure come abbiamo deciso in provincia di Belluno di fare una società in house. No? In realtà gli unici che avevano un appalto di tipo privato eravamo noi della Val Boite e il comune di Cortina. Gli altri avevano delle società miste, però comunque partecipate dall'ente pubblico, insomma. E, però la maggioranza ha deciso di costituire questa società in house. Adesso abbiamo quattro società che gestiscono i servizi, che è la Dolomiti Ambiente, Valpe, Ponte Servizi e Bellunum, quattro sono, no? Che bisognerà fonderle prima o dopo, no? E costituire una società unica che gestisca tutto l'ambito, a partire dalla raccolta, quindi dai servizi, a finire lo smaltimento. Siamo addirittura d'arrivo in realtà, no? Adesso noi lì in Val Boite dovremmo, il servizio l'abbiamo già affidato, no? L'unica cosa che rimane ancora sospesa è che noi abbiamo fatto 4 comuni su 5, è l'affidamento della tariffa, cioè noi affidiamo la tariffa, la gestione della tariffa all'Unione Montana, perché partecipiamo alla raccolta come Unione Montana, non come comuni singoli, nella società in house, e affidiamo la tariffa, la gestione della tariffa all'Unione Montana. Dovremmo esserci quasi, insomma, a fare questa operazione, poi faremo un nuovo affidamento del servizio, no? Perché abbiamo fatto un affidamento in continuità col precedente, un nuovo affidamento del servizio per avere ulteriori servizi sostanzialmente. Tanto è vero che lì in Val Boite sono stati cambiati tutti i bidoni per la raccolta dei rifiuti, non perché si pensava a essere più bravi, no? Ma per il fatto della sicurezza degli operatori. Quindi sono stati cambiati per mettere i lavoratori di lavorare in condizioni di sicurezza. Lì c'erano delle situazioni, ad esempio la raccolta carta veniva fatta con delle cassette, ma uno non può sollevare più di tot peso con una cassetta, insomma una serie di ragioni di sicurezza. Quindi delle migliorie, per cui ecco, diciamo così. Abbiamo deciso di cambiare con la società nostra, che è la Valpe, di sostituire i bidoni. Naturalmente qualcuno bisogna che li paghi, perché certo. Il servizio va a pareggio, deve andare a pareggio obbligatoriamente. Quindi avrà una piccola incidenza, spero piccola, sulle bollette degli utenti e poi naturalmente questo si vedrà nel calcolo, abbiamo fatto naturalmente delle previsioni sulle bollette, non dovrebbe aumentare di molto la spesa, un 10-15 euro utenza, insomma, dipende, insomma, no? Queste per utenze domestiche. Però l'interlocuzione, insomma, il movimento da fare anche attorno al tema dei rifiuti è sempre significativo. Sindaco, abbiamo davvero concluso il nostro tempo a disposizione. Io la ringrazio comunque per essere stato con noi e buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie. A tutti quanti voi, buona continuazione. Sì. Arrivederci. Un saluto a tutti gli spettatori. Grazie.